Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Oggi vi parlo di due questioni. La prima, c'è dibattito rispetto alla possibilità che i nostri bambini facciano almeno l'ultimo giorno di scuola assieme. Io sono assolutamente favorevole, d'altro canto poi deciderà qualcun altro e noi applicheremo le decisioni prese. Però vi racconto di una cosa che ho letto stamattina in rassegna stampa. Il Land del Baden-Württemberg, siamo in Germania, è uno dei più colpiti dal Covid-19. Ora, il Land ha ordinato alla clinica universitaria di Heidelberg una ricerca sulla diffusione del Covid nei bambini tra 0 e 10 anni e ne è venuto fuori che i bambini in questa fascia d'età non sono portatori, non sono diffusori del Covid. Però la cosa più importante è che in base a questa ricerca hanno riaperto nidi, asili e scuole fino ai 10 anni, precisando che sono stati sottoposti a tampone e test sierologico i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti. Non sono uno scienziato, ma vi riporto questa informazione. Secondo punto di dibattito è quello relativo al domandone, per esempio, che noi lombardi ci facciamo, cioè dal 3 di giugno anche noi potremo lasciare la nostra regione, ne abbiamo necessità e voglia per andare a trovare un parente, per andare al mare e in montagna, non solo, stiamo facendo, io dico bene, i compiti a casa e per esempio la mia ordinanza di ieri va in questa direzione, cercare di contenere la potenziale diffusione del Covid. Quello che si deciderà, quello che il governo deciderà, noi applicheremo, sia chiaro. Però chiedo al governo, in particolare l'ho chiesto ieri al ministro Boccia, un paio di cose. La prima, che non ce lo dicano il giorno prima, e mi sembra anche naturale perché molti si devono organizzare. Però la seconda è quella che mi interessa di più, cioè capire in base a che parametri verrà presa questa decisione. Capire, essere informato, cioè considereranno l'R0, il numero di tamponi fatti, il numero di persone in terapia intensiva. Cosa? In fondo io credo che sia giusto dare questo tipo di informazione. Sarebbe anche carino che ce lo dicesse. Poi qualcuno deciderà e noi di nuovo applicheremo. Ma in questa situazione credo che l'essere partecipe di quello che sta succedendo è fondamentale. Chiudo sempre su questo punto dicendo che vedo che alcuni presidenti di regione, come per esempio Toti, il presidente Ligure, dice: accoglierò a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono: bah, magari se fanno una patente di immunità o qualcosa del genere. Ora qui parlo da cittadino, prima ancora che da primo cittadino. Io però, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò. Buona giornata a tutti voi.